altre case farmaceutiche. Quindi non solo il problema, ma no, anche la... E ci sono aspetta, nuove aspetta, molecole guarda che questo, faranno... Guarda questo, guarda questo, guarda questo, guarda. No. Ma santo. La postura del soggetto, secondo me, è dovuta ad una malattia esantematica. Sì, 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 che ha provocato un deficit di calcio nelle ossa, che a sua volta ha scaturito questo inarcamento dell'urne del radio. Collega, quella interdetta ha avuto un incidente, per cui ha avuto un inarcamento delle articolazioni scapole omerali in avanti. Si è inarcata la clavicola e porta le braccia così. Voi vedete? Non sono d'accordo, non sono d'accordo, non sono d'accordo. Guarda, quello porta le braccia così perché malattia esantematica, carenza di calcio nelle ossa e incurvatura dell'urne del radio. Collega, quello ha le braccia così per un trauma spinale, inarcamento dell'articolazione scapolo-omerale e artrite a gomiti. No, vieni, vieni, vieni. Trauma e basta. No, malattia e santemate. Scommettiamo? Scommettiamo. Giove, che è? Aspetta un secondo. No, sì, voglio capire pure io. Che è successo? No, no, niente di drammatico. No, non è un fatto nostro. Siccome è per una scommessa, diciamo, sì, noi volevamo sapere, ma perché hai le braccia così? Così. Madonna! Ma l'ho fregato i meloni! I meloni! Meloni. La meloni! I meloni! Chi l'ha preso i meloni? Mi l'ha chiamato! Il trauma? Le malattie sandematiche. Con i meloni, oh!